Ciao guerrieri di luce, oggi vi voglio parlare del diario sciamanico. È molto importante per ogni sciamano appuntare su un diario tutto ciò che si sperimenta durante i viaggi sciamanici. Questo perché, esattamente come accade nei sogni, è molto facile dimenticarsi le esperienze vissute durante i viaggi sciamanici. Non ci dimentichiamo che mentre siamo in uno stato espanso di coscienza, siamo in onde teta. Per cui è molto facile, nel momento in cui rientriamo in uno stato ordinario di coscienza, perdere dei pezzi o addirittura dimenticare completamente quello che abbiamo sperimentato durante il sogno o durante il viaggio sciamanico. Per questo motivo è sempre utile appuntarsi e descrivere tutto ciò che abbiamo vissuto e sperimentato nel nostro viaggio. Racchiudere tutto questo in un diario è ancora più utile perché ci dà la possibilità anche di annotare e renderci conto dei progressi che facciamo durante la pratica sciamanica. Ognuno può scegliere il diario che preferisce in base alle proprie esigenze, lo può scegliere di un formato più grande, più piccolo, può utilizzare un quaderno ad anelli o quant'altro. Io personalmente utilizzo un formato abbastanza piccolo proprio perché sento l'esigenza di portarmelo spesso dietro, in modo che anche quando sono fuori e faccio magari dei viaggi sciamanici, posso in questo modo appuntarmi tutto ciò che ho vissuto e sperimentato. Il diario sciamanico è anche uno strumento di creazione, proprio perché al suo interno vengono annotati e ideati dei rituali e delle cerimonie. Chiunque pratichi lo sciamanesimo sa che ogni rituale ha molto più potere se viene ideato personalmente, in base alle proprie corrispondenze, in base al proprio sentire. Un altro utilizzo che si può fare del diario sciamanico è quello di annotare ogni notte i vari sogni che si fanno, per cui si può tenere il diario sul comodino quando si va a dormire e al mattino al risveglio, se ricordiamo dei sogni, possiamo subito annotarli sul diario prima di dimenticarceli. Come sapete, l'attività onirica è connessa al mondo dello spirito. Quando sogniamo siamo nella stessa dimensione che esploriamo durante i viaggi sciamanici e in questa dimensione le nostre guide spirituali, il nostro inconscio ci comunica delle cose importanti. Purtroppo a volte la nostra razionalità, la nostra mente non ci permette di comprendere ciò che sperimentiamo, ma ai fini della guarigione, ai fini di un'evoluzione spirituale, comprendere in realtà non serve a molto. È l'esperienza stessa che viviamo durante i sogni, durante i viaggi sciamanici, a fare la differenza, a permetterci di evolverci sempre di più. Se anche tu hai intrapreso la via sciamanica, se ti piace fare dei viaggi, andare a incontrare il tuo animale totem oppure il tuo maestro spirituale, ti consiglio quindi di procurarti subito un diario sciamanico delle fattezze che più ti piacciono e annotare via via tutti i tuoi viaggi e tutti i tuoi progressi in questa meravigliosa arte. Bene, io ti ringrazio per la tua attenzione. Se ti è piaciuto questo video, fammelo sapere con un like e iscrivendoti al mio canale. Ciao!